Ieri stavo in quel posto bellissimo, sopra le colline di Ramigno, con quella tranquillità, gli uccellini, il verde, leggera brezza di vento, tutte quelle belle mucche colorate, tranquille, un po' spaventate se uno si muove un po' bruscamente. Tutto così sereno, tranquillo, pacifico, che a un certo punto proprio mi sono dovuto fermare e dire, ma cioè, poi dopo uno cerca, si spreme, si dà da fare, corre, si rimbocca le maniche, sbatte la testa, riparte, ma per arrivare dove, no? Dov'è la meta ultima, qual è? Se la meta ultima è poi di avere un momento di pace, di tranquillità, di poter essere lì, con te stesso, con le persone che ami, con la natura, con gli animali, con le piante, ci puoi avere tutti i soldi del mondo, puoi aver corso quanto ti pare, però se poi non trovi il tempo per poterti fermare, avere quello spazio che non stai sempre di corsa, oddio, arriva questo, oh, adesso c'è quell'altro, oh, sono stanco, sono distrutto, devo andare a dormire, oh, è tardi, bisogna correre. Cioè, se tutti i giorni è sempre così, ma perché fai quello che fai? Perché chi ti fa correre? Devo pagare l'affitto, devo correre, devo pagare questo, quell'altro, poi mi scade quell'altra cosa. Ho capito, qualunque cosa sia, no? Però dopo, ammettiamo che tu le finisci di pagare, ci sarà un premio, un reward, un qualcosa per cui lo fai, no? Giusto? Allora perché un pezzetto di questo premio non lo prendi subito, non ti abitui a prenderlo? Se no magari quando arrivi là sei stanco, distrutto. Quando arrivi là non c'hai magari manco più voglia, talmente tanti anni sono passati. Quindi il premio ne abbiamo bisogno tutti quanti, subito, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese. Il premio di essere vivi, di essere vivi nel momento, non vivi che sei sempre dentro qualcos'altro, ma che non sei tu, la tua vita, quello che desideri sentire, che magari è semplicemente di fermare tutto ed essere lì, in pace. Ma che cosa c'è migliore di questa qua? Mi devi dire cosa c'è di meglio. Thank you.